Stamattina al quartiere popolare di Librino il sindaco di Catania Raffaele Stancanelli e la dirigente scolastica Concetta Tumminia hanno inaugurato il nuovo plesso dell'istituto scolastico comprensivo Fontana Rossa, innovativo e all'avanguardia. Un ulteriore tassello del percorso che abbiamo iniziato alcuni anni fa, quello di consegnare alla città e a questa parte importante della città dei plessi scolastici di cui la città ha bisogno, e aver realizzato i centri di formazione in un quartiere popoloso ma che ha bisogno appunto per evitare l'elusione scolastica, l'evasione scolastica, di strutture come posso dire confacenti allo scopo, ritengo che sia un fatto positivo. Io non parlo mai di vittorie, trionfi, io parlo di lavoro rigoroso, concreto, serio, ogni giorno a 360 gradi, che poi ci porta ad avere i risultati veri, non quelli che si annunziano, ma quelli concreti, quelli che si realizzano. Questo plesso innanzitutto è un plesso all'avanguardia, è ricco di tutto quello che serve ad un'istituzione scolastica per andare avanti, per creare percorsi formativi adeguati, dalla scuola materna alla scuola media. È una struttura che gode di un'altra struttura che è la Masseria Moncada, che è proprio alle spalle, che ci dà la possibilità di offrire degli spazi incredibili sia esterni che interni, come auditorium, palestre, laboratori, anfiteatri esterni, insomma c'è tutto quello che deve esserci. Tra l'altro questa zona è una zona che a mio avviso, per le tante cose che si stanno facendo in questo momento, è una zona che si riqualificherà sicuramente, perché noi siamo di fronte anche all'ospedale San Marco, questa struttura è una struttura meravigliosa, qui accanto nascerà un altro padiglione perché il progetto prevede un altro padiglione, un ulteriore padiglione di questo istituto scolastico, quindi insomma queste sono cose positive, sono risultati concreti e l'amministrazione sicuramente può ritenersi molto soddisfatta.